Battito di ciglia. Pronto? No, l'incamati, ma Masurici Giovanotti, in bare, provici, no? Ma, non Jonathan, niente. Jonathan. Ma non stai sentendo, Andy? Ma sarà che ma si spacca la testa, si sta chiusa, mare Giovanotti. Oh, pronto, mare! Buongiorno, Jonathan, oh, Jonathan, ciao. Mare. Come stai? Come stai? Mare, stavamo provando questa cosa del mare dentro una conchiglia, mare. Jonathan, la ma sarà che Giovanotti si spacca, ci rivedo, mare. Sarà, ma mare, no, che ti fai i cannoni, no. I bagni dall'acqua salata, li metto su lì. Ma quando mai? È che lui... Sbaglio cranio, mare. A lui piace fare un po' così il poeta, no? Tu l'ha fatto mai, mare? Allora, prima mogli, poi la mette a moggio dall'acqua salata, sì. E poi la fai asciugare sopra l'ombrellone, mare. Oppure subito lo scoglio. Ma cosa cambia? Cosa, che effetto ti dà dopo? Mare, si inzuppa di sale, sì? Mare, quella come si chiama? E tagliano la pressione poi dopo. Il cloruro di sodio, mare, tagliando i cirivelli e ti spacco un neurone, mare, l'unico che c'hai. Tu massacra, mare, ci fa un colpo di ritenzione idrica, mare. Anche. E ci spacco i cirivelli, un batte a balza all'aria. Tu l'hai visto mai il neurone a balza all'aria? No, assolutamente no. Si finisce come a bretta cullali, mare, cerca di furiarsi, no? Cerca di furiarsi, però non ci riesce e quindi si apprende a cullare, si muove quando sta così... a panza all'aria, sì. Non ce la fa a furiarsi, su capisci, rischia la morte, non ce la fa a furiarsi, certo, perché non riesce a girarsi, certo, non può dare rimanere, quindi povero, povero neurone, allora di un neurone che furia di questa maniera, mare, ti sbatturiando cranio e tu ti rimosci, mare, come visti che ti voglio dire, guarda, hai dato una spiegazione, mare. Tecnica di quella fenomenale, veramente, ma ettila sta conchiglia lì camastice, non funziona, tempo, non funziona. Si senti niente, ma riettila. Oh, mare, siamo consumati, mare. Ho notato, guarda, sempre peggio ti trovo. Mare, ieri arrivava un amico nostro che passa a Ferragosto con Nuaci, mare. Ah, come si chiama? È un ragazzo, mare, che si occupa, vende lui abiti, vestiti, mare, pantaloni, magliette, sì. Camicie, ma c'è la bancarella, va, fa commercio, mare. Commercio, sì. E poi diciamo che la sera si spacco ci rivedo con Nuaci da piazzetto, che visti? Siccome lui gira molto, mare, perché fa i mercati anche esteri, mare, è il numero uno, mare. Si chiama Rocco Marocco, ma Rocco Marocco, dai, Jonathan. È tipo stilista, mare, ha fatto una marca, si chiama Rocco davvero... Marocco. No, quella è un'altra marca. Rocco Marocco, mare, sì. Ti dico che è una marca ma bella. È una marca un po' così farlocca, direi, no? Beh, mare, a te chi ti interessa, non ha importanza. Io, mare, siccome fa viaggi, capito, qua in Africa, donna, a Cattaparei, a Cattaciafi, che storie, tappiti, sono cucciammati, mare. Quindi sono quelli diversi, che ha... Diversi articoli, insomma. Certo, ma non penso... Ammiscamo, no? No, ci metti no, i trafici, aspetta, so, fin quando si tratta di quel tipo di articoli va bene, però mare, no, dai, anche quello. Ha buttato cose, mare, che abbiamo visto i mosci in CD, mare, l'hai presente tu? Cioè, già quando vi rimosci, già, mare, si è perso, giusto? Ma in quando 3D, vi in CD, mare, è allucinante, mare, al gioco allucinante, ma c'ho pubessi. Ma ne porta così do Marocco, che macchini, mare, ha mai visto astronavi che atterrano a campo rotondo, mare. Ma no, guarda, quelle forse. Una volta, mare, eravamo convinti che un bagnino d'olito un siamo noi, c'era Robert De Niro, mare. Eravamo convinti, tutti pari. Perché mare. Proprio Robert non De Niro? Ma tutti pari viviamo allo stesso modo, mare, ma non cingiamo niente, ah. Prima di fumare era nausea, ma tutti la stessa roba. C'ho pubessi, mare, c'ho pubessi. Rocco Marocco, se stai ascoltando questa trasmissione, mare di Nagiri, sì, mare. Guarda. Mare di Nagiri, mare. Quello in mezzo che ci arriva. Ferragosto con chi su mare non ci arriviamo. Guarda, secondo me no, secondo me no. Ma sai chi vuole organizzare? Cosa vuole organizzare? Un falò, mare, solo di cannoni, tutti no, misi a cento. Jonathan, no, per carità, no. Tutte seme in mare, non avviene di due satelliti. Palmitano, ni sta virendo, non ci siamo, mare. Quello è un bravo mare. Ragazzo, tu gli dici queste cose, lascialo stare. Comunque, mare, se vuoi venire ti invitiamo, va bene? Ma guarda, assolutamente no, io sono una persona normale, per bene, non, oh, non mare, fumo, la località bene, non te la posso dire, te la mando via email, va bene? Non voglio saperla. Mare, non la posso dire qua, mare, non ma non la voglio sapere, Jonathan. Ma poi ne sgamano, mare, poi non piuttosto... Tanto mare, per finanza, per polizia, per carabinieri, mare, ne sgamano, ne toppano tutti gli che vogliono fumare a scamo, capisci? Ma da stare calci, mare, che c'è Jonathan, crisi. Ascolta, invece dovresti stare più attento alla finanza, insomma, perché non, le cose che tu utilizzi non è che siano tanto legali poi, Oh, mare, io e già poi, che non è legale, e ma poi, noi ci spaccamo, ci rivedo, ho capito, ma ti fanno anche male. Ti fanno mare, anche ma male. Ma noi ci stiamo fermi da una spiaggia, non è che ci siamo sconsorgenti, capito? Lo so, Jonathan, però ascolta, mare. Ti fanno male queste cose, devi fumare di meno. Non ti dico che devi proprio non fumare più, però quantomeno fuma di meno, dai. Mare, noi abbiamo uno di noi che non fuma mai. E chi? E che deve guidare, mare. Ah, quindi avete, certo, diciamo, mare. Quello della comitiva che sta pulito, insomma. Così. Sai qua? Chi? Enzo Sese, mare. Ma che fumare, mare? Già è perso, mare, di suo.
tu immagini, se inizi a fumare qualche cosa in giù se sei in mare, si spacca completamente, già ci manca mezzo cranio. No, per carità, almeno sto ragazzo ho lasciatolo stare in pace. Tu conosci in mare in giù se sei? Sì, è praticamente che... è un amico nostro che una volta andava a partita di calcetto, 7-7, sì. Si lasciava pure di scivolata, sì. Male, che si cava testa andò palo, e ci manca mezzo cranio. E a vita non pare che qualunque cosa ci riuscito da rispondere, e si chiama Enzo Sese, lo hai visto? Però poi viene approfittato un vabbè, po' di... Vabbè, ma ci diciamo Enzo guidi tu, se, e guida certo. Io, lo hai visto? Oh Enzo, ma arrivare fino a Cimisteri, mare ci sono problemi, che facciamo? Io, mare, però dai, non ve ne approfittate di questo ragazzo, ci fare la domanda giusta, che visti mare? Ovvio, chiaro. Oh mare, cavaci i soldi, tu dici se, ma è meglio che non ci domani, hai visto? Oh mare, ti devo lasciare, va! Sta arrivando un Rocco Marocco, mare! Oh, mi raccomando, la ragazzi! Non canta spiaggia, mare! State attenti, però, Rocco state Marocco, attenti. Siamo tutti pronti, oh, le camassi, c'è come c'è migare, va! Salutami, oh, mare, ragazzi, ti salutai, che devo tutti. Fare! Mettici la canzone a pinnuaggio ogni tanto, ah! Certo, Jonathan, un abbraccio, noi ti ascoltiamo, mi raccomando. Mare! Radio splendida! Radio fantastica! A te, chi tu è, mare!